sul circuito, Sì. Ha detto occhio perché ho preso, appena preso un'acqua della Madonna qua, passate zona. Ah, in effetti sembrava tranquillissimo, sì, così grigio, sì, però tranquillo. Sì, esatto. Sembrava meglio, invece è arrivato. Infatti. Mamma, ho fatto una mangiata, ragazzi.
Cardinale 04, faccio in coppa. Sembra che si sia calmato anche il vento. Magari gira, non ha detto, perché?
una capatina, veloce, 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 veloce. Ah, che vada, andiamo a Caprino, atterriamo là. È troppo bello. Arriva da o sta là, oppure si sposta. Davide mi diceva che andava verso, non mi ricordo, però prima di dire nord o sud ha detto proprio. Però magari è atterrato da Sorlini l'elicottero. Ah, ecco, può essere. È quello lì, Sorlini. Quello lì, sì, dove ci sono i quadretti. Sì, sì. Me l'hanno già portato dentro, boh. Cosa ci sono? Gli new lì sotto? Guarda a destra. Campo di New. Quel castello lì è poco bello. Che castello è quello? Non lo so. Quindi a me fa morire quando è tempo così, perché c'è una visibilità che è strepitosa. Cioè, oggi non proprio, però in genere quando c'è quella pioggerella qui è diverso. Se è alimentato da sinistra o da destra, e di sicuro andiamo a incapparci. Okay. Non so se è tutto arrotolato, non lo so. E al limite potremmo andare giù dopo. Bianco, comunque sì. Questi no. No, qui è tutto. Qua è tutta roba. Qui c'è poca roba. Qui c'è poca roba, però là però forse. Ah, tu guardi ancora di qui. Quello lì rettangolare, con i pali lì però più in parte. Lì forse. Arrivi abbastanza a zero. Arrivi abbastanza a zero, vai a sbattere magari dall'altra parte, però sei già quasi fermo. Di sicuro non ti ammazzi, ecco, cioè nel senso non ti fai male.
sei tu che lampeggi? Sì. Ah, ok. C'è vento giù, più giù che su. Sì. Ma che spettacolo che... qui che è una roba meravigliosa, perché c'è l'aria che è proprio tersa. Sì. Stando accuratamente lontani dalla rocca, perché tutto questo vento che gli sbatte contro, dopo dov'è che va a finire? Esatto, quella lì è la rocca di Manerba? Sì, Non sono mai stata. In un modo o in un altro penso che sia un buon punto di riferimento per tutta questa zona. Questa sia. Diciamo. Perché poi per il resto grandi cose. Pensa che questo qua, hai visto, c'ha il vialetto che sarà un chilometro che lo porta di niente, che lo porta alla casa. Eh sì. Adesso beccheremo un bel po' di pioggia perché sembra bello grigio. Secondo me si sta avvicinando comunque la pioggia. Sì, si sta avvicinando perché prima era un po' più... Il nero era circoscritto, era più... Sì. Era più un muro. Adesso è un po' diramato. Yes.
di localizzare. Desideravo tanto pilotare un aereo, alla fine ci sta. Sei partito da lì. Eh sì. E per me comunque è propedeutico, eh. Non l'aereo con l'aeromodello, ma l'aeromodello con l'aereo sì. Ah. Secondo me ti affina proprio la... Sì, la tecnica del volo. Osservi. La fai tua perché è un aereo sotto tutti i punti di vista. In più hai anche la difficoltà che non lo senti, quindi... Sì. Hai fatto un flash? Un flash no. Allora è un fulmine. Vedi Sole, India 7707, in finale 04, full stop. Pista c'è e la uso, certo. Che cazzo me ne frega di fare il figo atterrare in 30 metri? Ma io atterrerei in 3000. più lunghi li fai, più sono dolci. A me piace tantissimo. Esatto, ancora uno. È che sono quelle cose che dicevo, vabbè. È che io, se almeno una volta alla settimana non volo, ragazzi, No, ma tu fai benissimo. Ti tieni in allenamento e... E il Marina Red... è Franco. Sembra che ci sia meno vento complessivamente. Certo, poi se diventa un diluvio, allora se sei per aria, ok, ma se devi atterrare è un po' un problema perché ti limita la... La visuale. La visibilità, certo. Hai visto il post della prima donna pilota d'Italia che ho messo? No, sinceramente non li ho ancora aperti gli allegati. No, su Facebook l'ho messo. Ah. E... Ho fatto ridere perché questa qua... Cosa è successo? Telefono tuo. Ah, ok. Diceva... Però l'ho butto solo. Diceva... Vabbè, lei è un personaggio, che niente, suo papà che era uno dei più grandi piloti, secondo lei, lei ha preso sul suo aeroplanino ed è andata, ha fatto la sua lista per i cazzi suoi, è salita, è andata, senza anemometro e senza altimetro. Senza anemometro. Perché suo padre diceva che tu il
l'aereo come i cavalli. Lo devi sentire. Ho capito, ma l'aria, cioè ragazzi. Poi non so se adesso la vecchietta fa la figa, dice, ah io non lo sapremo mai. Nessuno la contraddice. Però. Proprio su casa mia c'è il diluvio. Eh sì. Figata, ma torniamo indietro. Sì. Sono d'accordo, è tutto bianco, cazzarola. Gran figata, torniamo indietro, va. Bello, bello, ma non si vede più un cazzo. E per i miei personalissimi gusti comincia a ballare un po' troppo. Secondo me è ora di tornare a Baita. Aspetta a tornare perché siamo quasi a 200 all'ora. Di aria no, ma di suolo sì. No dai, 160 adesso. Infatti anche Marina. Eh? Ma secondo te c'è un motivo per il quale nessuna scuola volo al plano? Di plano, non lo so, ma perché è una cosa molto particolare alla fine. Ah. Beh, non è troppo di nicchia, hai capito?
se piove. Eh beh, viene giù bene. Sì.